molta gente nella terra italiana, dove passava la linea gotica e la linea Gustav, la guerra è ancora vicina, come se gli eserciti nemici fossero ancora sulle alture. Un sesto delle case era andato distrutto o danneggiato in tutto il paese e questi villaggi lontani sulle montagne sembravano dimenticati. Ma in tutte le zone devastate, i camion e gli aiuti dell'UNRWA Casas stanno riportando la vita. L'UNRWA Casas è un'organizzazione che con i mezzi che vengono dalla vendita del grano, del carbone, della benzina, del ferro, dati dall'UNRWA e dall'America, e con la cooperazione italiana, ricostruisce le case, riporta i profughi nelle loro zone e aiuta le famiglie e le comunità a riparare i danni materiali e morali subiti. I camion trasportano macerie, laterizi, legname, giungendo fino nei villaggi più dispersi, dove non arriva neppure l'agente delle tasse. Ogni sasso è buono. Vito Solitro, di Eboli, è andato a prendere le vecchie pietre della casa distrutta per ricostruire la nuova. L'UNRWA Casas anticipa anche denaro e dà ordinativi alle piccole fabbriche di mattoni, rimettendo in moto le aziende locali. I mattoni, fatti a mano, uno a uno, servono per le riparazioni e per costruire case nuove, come queste, che nascono a centinaia e centinaia sulle colline di tutta Italia. Le donne senza tetto le guardano venire su, sperando di essere tra le prescelte ad abitarle. Ci si vedono già dentro. Una casa, per esse, è come il lavoro per i loro uomini, la ragione della vita. Pietransieri era un remoto e pacifico villaggio perduto tra le montagne, finché la guerra non lo trovò per la sua strada. Quando un giorno quest'uomo tornò a casa, diventò pazzo. E da allora ripete, il 18 dicembre sono morto, il mondo lo sa. Quel dicembre i nazisti bruciarono il villaggio per rappresaglia e massacrarono quasi 200 ostaggi, un terzo della popolazione. Perché? Perché? A che servono i morti? I rimasti hanno bisogno di mattoni come un affamato ha bisogno di pane. Essi vogliono rialzare le loro mura e coprirle per ripararsi dalla neve e dal vento e per non rimanere come gli inverni passati ad aspettare la primavera sottoterra tra le macerie e i sassi. Ma qui, come in tutte le piccole comunità, non hanno quattrini per pagarsi i mattoni. E l'UNRWA Casas li anticipa sui danni di guerra a queste famiglie più bisognose e dà loro il trasporto gratuito attraverso le montagne. E chi ce li avrebbe portati fin quassù senza l'UNRWA Casas e l'America, dice la gente di tanti paesi. Con i mattoni possono riparare essi stessi le loro case. Come quest'uomo, Stefano, che ha ricostruito un tetto per sé e per la figlia Giovannina. Sono rimasti loro due di tutta la famiglia. Questa bimba sola si alzò grondante di sangue dal mucchio dei fucilati. Dopo tanto tempo le cicatrici ricordano le pallottole che l'hanno trapassata. Le croci si allineano nel cimitero. Nel silenzio di questo giorno estivo, le vecchie madri pregano. Noi abbiamo perdonato. Restano i figli dei morti inutili. Torneranno a riempire il paese.
Man mano che i villaggetti dell'Unra Casas sono finiti, i camion caricano gli sfollati dai campi dove vivono senza volto e senza dignità e li portano a casa. È l'ultima tappa della via del ritorno, una dura via e per molti segnata da irreparabili tragedie. Villaggio appena finito, sotto Monte Cassino. Quasi questa gente aveva dimenticato la gioia del vivere soli tra le mura di casa propria, l'orgoglio della pulizia, dell'ordine, della salute. Gli assistenti sociali li aiutano a rientrare nella vita normale. Tra questi ci sono volontari americani, inglesi e di altre nazioni che svolgono il loro compito con particolare competenza e con fraterna amicizia. La cerimonia dell'inaugurazione fu particolarmente commovente. Venne la banda di Cervaro in grande uniforme e da Monte Cassino venne anche l'abate a benedire le case. E ci fu un vivo applauso per il professor Colonnetti che aveva portato avanti il programma e per l'ingegner Bongiovannini che aveva ideato e costruito i villaggi. Il ministro dei lavori pubblici consegnò al capo di ogni famiglia la chiave e il contratto. Per un primo periodo essi non pagheranno niente. Più tardi, quando andranno meglio le cose, l'affitto servirà anche ad ammortizzare il costo della casa che finalmente potranno avere in proprietà. Quel giorno, Mr. Guido Nazzo, il rappresentante americano che dette il via al programma e contribuì grandemente al suo successo, parlò a lungo con le famiglie nelle piccole botteghe. E così la vita giornaliera del villaggio ebbe inizio. E una mattina l'ambasciatore d'America venne per le montagne d'Abruzzo, dove l'aiuto degli Stati Uniti è ancora così necessario. Ed era frequente per Mr. Dunn di incontrare vecchi emigranti rimpatriati che lo salutavano in inglese. La gente gli disse la sua gratitudine come se egli fosse l'America stessa, insieme a quei popoli che con gli aiuti internazionali avevano aperta una nuova era di fraternità nella storia degli uomini. Quest'uomo, tra i monti, non è più solo. Mille mani lontane lo aiutano a riedificare la casa.